Il mio argomento di quest'anno, da un certo punto di vista, è estremamente particolare: la protezione contro i contatti indiretti per interruzione automatica dell'alimentazione dei convertitori di potenza. Tuttavia, è bizzarro, forse assolutamente normale, che un qualche cosa estremamente particolare poi un giorno diventi l'assoluta normalità. Se ci guardiamo intorno è difficile dire quali sono i circuiti elettrici che non alimentano o non avranno la possibilità di alimentare un convertitore elettronico di potenza. Le norme sono in continuo divenire e quindi questo aspetto deve essere affrontato con una certa attenzione. La protezione contro i contatti indiretti dei convertitori elettronici di potenza con interruzione automatica dell'alimentazione va affrontata in due prospettive principali. Il convertitore appartiene ad un impianto elettrico utilizzatore, allora la norma di riferimento è la 64.8. Il convertitore appartiene ad una macchina, in questo caso la norma di riferimento è la norma 60204-1. I piani che si intersecano sono tantissimi, indiscutibilmente ci sono quelli delle leggi fisiche e anche della biologia umana. Il piano normativo convenzionale e il piano sostanziale. Dal punto di vista normativo voglio sempre sottolineare che è corretto che le norme stabiliscano dei limiti convenzionali che pur tuttavia devono poi essere verificati dal progettista nel caso specifico. In questa situazione ci sono anche dei problemi di lettura legata all'utilizzo del concetto di impedenza in occasione di onde deformate che, come sappiamo, non ammettono questo concetto. Si tratta di mettere insieme tanti tasselli pur disponibili all'interno di corpi e serie normativi diversi.